Benvenuti e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io sono Franzo e questa è Ora di Storia. Grazie a serie TV come Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom e a film come Il Tredicesimo Guerriero e The Last Duel, ci siamo abituati a vedere sul grande piccolo schermo il cosiddetto Trial by Combat, o, come noto in Italia, duello giudiziario o duello ordalico. Stiamo parlando di una pratica molto diffusa nell'Europa medievale, che prevedeva di risolvere una tensione giudiziaria attraverso un combattimento fra i due contendenti o i loro campioni. Secondo questa pratica, l'esito del duello avrebbe arriso a chi aveva il favore divino e quindi a chi era nel giusto. Pochi forse sanno che i Longobardi utilizzarono largamente questo tipo di duello ordalico, tanto che ne codificarono riti e regole nelle loro leggi. A codificare questo editto fu re Rotari, originario di Brescia e divenuto re nel 636. Gli anni in cui Rotari regnò sui Longobardi costituiscono un momento di grande significato nell'ottica di consolidamento territoriale e politico del regno. Nei suoi anni di regno, questo bellicoso e dinamico re non solo combatté lo strapotere dei duchi, conquistò la Liguria e parte della Romagna, sconfisse ed uccise in battaglia l'esarca di Ravenna Isacio, ovvero il comandante dei territori romani in Italia, ma codificò le leggi dei Longobardi. La fama di questo re guerriero è infatti per lo più legata all'editto che fece redigere e che emanò il 22 novembre del 643. L'Edictus Rotari venne redatto in latino da Ansoaldo, un notaio di origine longobarda, aiutato da un consesso di antiqui homines, molto probabilmente gli anziani saggi delle diverse famiglie, detentori del sapere orale e conoscitori delle tradizioni della stirpe di carattere sacro e giudiziario allo stesso tempo. È molto probabile che una delle motivazioni per cui Rotari fece redigere questo editto è quella di difendere e proteggere le antiche tradizioni longobarde, minacciate dalla grandissima influenza della cultura romana. Parrebbe infatti che Rotari, con questa raccolta di antico sapere tradizionale, volesse affermare l'identità longobarda del regno. Lo stesso re dichiarava di aver ricercato queste antiche consuetudini con lunghe ricerche ed accurate indagini, sia attraverso ricorso ai saggi sopracitati, sia indagando le pratiche correnti. La scelta del latino come lingua ufficiale dell'editto e quindi delle leggi della stirpe dei Longobardi rende bene l'idea di come re Rotari si muovesse in ogni caso in un ambito concettualmente romano. L'editto non raccoglieva peraltro tutte le leggi conosciute presso la stirpe dei Longobardi, tanto che nel capitolo 386 è lo stesso re a dire che alcune norme potevano essere successivamente eliminate ed altre aggiunte per meglio garantire la felicità e la libertà del popolo. Molte norme che non entrarono nell'editto rimasero dunque esterne ad esso, eppure non persero la loro validità, perdurando come consuetudini orali, dette in longobardo cavar fide. La scelta del latino, l'aver rinnovato le leggi precedenti, aggiungendo anche ciò che mancava e togliendo il superfluo, il lavoro di un notaio longobardo, ma dalla chiara istruzione classico-romana e al contempo affiancato da antichi saggi, ci rivelano come l'editto si presenti allo stesso tempo come un'opera che sia antica che nuova. Leggendo l'editto di Rotari è chiaro che uno degli obiettivi del re fosse quello di limitare la violenza e soprattutto la faida, ovvero la violenza fra nuclei familiari scatenatasi per vendetta. Rotari si scaglia contro questa pratica vietandola esplicitamente e sostituendola con strumenti diversi. Primo fra tutti era il Guidrigildo, Vergili il Longobardo, ovvero la compensazione economica dell'offeso e della sua famiglia. Il secondo è il giuramento sui testi sacri, ovvero i Vangeli, che vincolavano il credente a dire la verità. Il terzo strumento era invece quello dell'ordalia, del duello. La parola ordalia deriva dal latino medievale ordalium ed è la trascrizione della parola ordal che deriva dalle lingue germaniche. È un termine nato nel Medioevo europeo per indicare il giudizio di Dio, judicium Dei, ovvero ogni prova rischiosa di carattere violento, ad esempio il duello, l'ordalia dell'acqua bollente, l'ordalia dei braceri ardenti, eccetera, alla quale veniva sottoposto un accusato. L'esito di questo rito, considerato diretta manifestazione della divinità, era determinante ai fini della risoluzione del processo giuridico. Per ordalia si intendeva quindi qualsiasi procedura che chiamava direttamente a giudizio il divino. L'ordalia più amata presso i Longobardi era quella del duello.
Questo duello consisteva nella lotta di una o più coppie di combattenti precedute da invocazione alla divinità. Il culto del divino si accoppiava a quello delle armi e della forza fisica. Lo scontro avveniva generalmente fra accusatore ed accusato, anche se potevano essere impiegati dei campioni, scelti appositamente dalle differenti parti in causa. Si rimetteva così nelle mani di Dio la decisione su chi avesse ragione e spesso a trionfare era il combattente più forte, più grosso, più veloce o semplicemente più esperto. Dalle fonti storiche possiamo dedurre che il duello avveniva con armi diverse, a volte a cavallo e a volte no. Nell'editto si fa riferimento a sub un scuto per pugna di mittatur, il che ci fa pensare che i due contendenti avessero almeno uno scudo, mentre non sappiamo effettivamente se poi utilizzassero delle spade, delle lance o degli scramasax, ovvero dei lunghi coltellacci molto diffusi fra i Longobardi. Non bisogna però credere che chiunque potesse sfidare chiunque. Il ricorso alla monomachia, ovvero al duello ordalico, era limitato agli arimanni, gli uomini liberi. Presso i Longobardi la forza del lignaggio si basava sulla grande dignità dell'uomo libero, il guerriero in armi. Le cause che prevedevano il possibile ricorso al duello ordalico sono fra le più svariate. Accusare qualcuno di un crimine punibile con la morte poteva dire doverlo dimostrare con il duello, così come accusare un altro di essere un codardo o offendere una donna sotto il mundio, cioè la protezione di un'altra persona. Tutte queste sono cause valide per un combattimento ordalico. Ci sono anche circostanze in cui il ricorso al duello è fortemente sconsigliato, essendo considerato inadeguato ed esagerato per certe situazioni. Nel capitolo 368 dell'editto leggiamo l'unica regola a noi giunta per i duelli, volta ad evitare che i campioni combattessero con indosso amuleti magici ed erbe stregate. E recita così: dei campioni. Nessun campione presuma, quando va a duellare contro un altro, di portare su di sé erbe che hanno proprietà malefiche né altre cose di simile natura, ma soltanto le sue armi, come sono state stabilite. Se c'è il sospetto che porti le erbe di nascosto, le cerchi il giudice e se vengono trovate su di lui, gli siano strappate e gettate via. Dopo questa ricerca, il campione tenda la mano nelle mani dei parenti e dei suoi colliberti, davanti al giudice. Rendendo soddisfazione, dica di non avere su di sé nessuna cosa di tale natura, che abbia proprietà malefiche, quindi vada alla lotta. Questo accenno a queste erbe malefiche ci fa pensare alla persistenza di una diffusa mentalità superstiziosa di tipo pagano e magico rituale. Nonostante il duello di Dio fosse molto popolare tra i Longobardi, non passò molto tempo in seguito alla redazione dell'editto che già l'istituzione stessa del duello ordalico venisse messa in dubbio. La fusione sempre maggiore delle tradizioni longobarde con quelle romane, la convivenza con le istituzioni latine e il continuo confronto con l'esarcato di Ravenna, cioè con i modelli bizantino e romani, ma soprattutto l'influsso del cristianesimo e della sua morale, portarono a sfiduciare dell'infallibilità della monomachia, del duello ordale. Il suo critico più grande fu re Liutprando, considerato il più grande fra tutti i re longobardi. Egli regnò dal 712 al 744, in quella che è considerata l'epoca d'oro dei Longobardi in Italia. Liutprando, nelle sue leggi, fa porre delle limitazioni a questa pratica, che veniva utilizzata anche come strumento politico, eppure non la proibì. Tale era il radicamento del duello giudiziario presso i Longobardi. Scrive infatti nelle sue leggi: questo perché siamo insicuri riguardo al giudizio di Dio e abbiamo sentito che molti hanno ingiustamente perso la loro causa in duello. Ma per la consuetudine della nostra stirpe dei Longobardi non possiamo vietare questa legge. Il nuovo re cattolico non solo si dice insicuro riguardo all'ordalia del duello, ma predispone delle regole affinché non si abusi di questa pratica giuridica. Innanzitutto a lui pare insensato che lo sconfitto debba perdere tutti i suoi beni. Tale era infatti la pena per gli uccisori di un uomo libero. E se l'accusato avesse perso il duello, questo sarebbe stato il suo destino. Liutprando stabilisce quindi che l'accusatore presti giuramento sui Vangeli, sostenendo che non richiede il duello per arricchirsi, cosa che di conseguenza dobbiamo ritenere abbastanza comune fra i guerrieri più coraggiosi ed esperti, ma che lo faccia per un vero sospetto o sulla base di prove certe. L'accusato, al contrario, non perderà più, come accadeva un tempo, tutti i suoi beni, bensì solo il costo di una composizione. Liutprando cerca quindi di porre un freno al duello giudiziario, non solo perché poteva divenire pratica comune per arricchirsi da parte di uomini senza scrupoli, ma anche perché non riteneva più che Dio stesse dalla parte del vincitore. Molto probabilmente dobbiamo immaginare la monomachia come una ricorrente pratica nel regno longobardo, tanto da minare le stesse
stesse basi del quieto vivere comune e la pace nel regno. Per concludere, possiamo identificare due diversi atteggiamenti che definiscono il rapporto dei Longobardi con l'ordalia del duello. Il primo è quello che raggiunge l'apice con Rotari, quando l'istituzione stessa della monomachia, da tradizione orale, diviene legge a tutti gli effetti, attraverso la sua collocazione nell'editto. Il secondo, invece, risente dell'influenza dell'etica cristiana e del diritto romano, e dal suo culmine con Liutprando, che, nonostante sia scettico e non creda in questa istituzione come valido mezzo per la risoluzione di un conflitto giuridico, preferisce non vietarla. Fra i due diversi giudizi che Re Rotari prima e Liutprando poi danno del duello giudiziario, possiamo intravedere dalle fonti quello del popolo longobardo, che è estremamente legato a questa antica tradizione, tanto che nemmeno il re aveva il coraggio di vietarla. Nei prossimi video analizzeremo un caso raccontato dalle fonti dell'utilizzo del duello giudiziario. Intanto io vi chiedo di mettere mi piace, iscrivervi al canale e di rimanere collegati per il prossimo video dell'Ora di Storia.